Buongiorno a tutti e bentrovati. Questo breve audio è dedicato al complemento di specificazione. Allora, vediamo come si fa ad individuare questo complemento. Si tratta di uno dei più diffusi, anche dei più semplici da individuare. Allora, cominciamo innanzitutto a definirlo. Quindi il complemento di specificazione specifica, come dice il nome stesso, il significato della parola da cui dipende. Ci sono degli elementi distintivi che ci consentono di individuarlo. Innanzitutto è retto dalla preposizione di, che può essere semplice o articolata, e dipende per lo più da un nome. Quindi, ad esempio, le strade della città, ma può essere retto anche da aggettivi come avido, desideroso, invidioso, geloso, non so, sono desideroso di una rivincita. Oppure da verbi, ad esempio dimenticarsi, ricordarsi, occuparsi, fidarsi, nessuno si era accorto di me. Quindi possiamo dire che rispondere domande di chi, di che cosa, quindi è introdotto dalla preposizione di semplice o articolata, risponde a queste domande e può dipendere da un nome o da un aggettivo o da un avverbio. Svolge da un punto di vista logico le seguenti funzioni. Indica il possesso, quindi in una frase come questa, ad esempio, questo è l'orologio di Sandro, quindi l'orologio che appartiene a Sandro, indico il possesso. Oppure precisa un nome generico, il clima di montagna fa bene alla salute, quindi di montagna in questo caso, o ancora equivale a un attributo. Assisto di frequente a spettacoli di musica, ossia spettacoli musicali. Ecco, è importante non confondere, ad esempio, complemento di specificazione con quello di denominazione. Ad esempio, la città di Pisa è molto bella. Di Pisa in questo caso indica il nome della città. Se però la frase è la torre di Pisa è molto famosa, allora in quel caso di Pisa è specificazione, perché Pisa non è più il nome della torre, ma è il nome della città a cui la torre appartiene e quindi indica un possesso. Un altro complemento che potrebbe essere confuso con quello di specificazione è il partitivo, che indica invece il tutto, mentre il termine che lo regge ne indica una parte, quindi ad esempio un piccolo numero di animali si è adattato, eccetera, eccetera. Allora, l'espressione di animali indica il tutto, di cui un piccolo numero è invece la parte. Ecco, con questo abbiamo terminato, diciamo, le indicazioni di base per individuare il complemento di specificazione. Spero che questo video vi sia tornato utile e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima!